Cari telespettatori, una puntata speciale di questa serie che ormai si è allungata moltissimo, effetti Covid-19 sull'economia. Abbiamo una graditissima presenza, un ritorno dopo qualche settimana del professor Marcello Signorelli, che ci ha fatto sempre delle interviste in cui ci ha chiarito davvero molte cose, quindi vi consiglio davvero di ascoltarlo, professor Signorelli. Ma lo conoscete benissimo, è professore ordinario di politica economica alla Università di Perugia ed è direttore della commissione, responsabile della commissione divulgazione scientifica e comunicazione della Società Italiana degli Economisti, SIE. Allora, intanto benvenuto professor Signorelli, grazie. E la prima domanda è d'obbligo: si attendeva tanto questo Consiglio europeo, ormai ci sono i risultati che sembrano di una certa rilevanza, non solo per l'Italia, ma insomma per tutta l'Europa. Ecco, volevo una valutazione sull'intesa, cosa significa, che balza un po' agli occhi rispetto al fatto che nella crisi, nella recessione precedente, quella del 2007, tutte queste cose non si erano viste. Però se ci sono anche dei rischi, e poi parleremo anche proprio un po' en passant, diciamo, del ruolo dell'aspetto, dell'impatto sull'Italia di queste misure, magari su questo, professore, se è d'accordo, possiamo risentirci fra qualche settimana, perché quella merita, secondo me, un momento a parte. Allora, professore, una valutazione complessiva intanto. Ma intanto il giudizio è complessivamente positivo della risposta europea. Ricordo che non era scontata alla luce della precedente esperienza di crisi del 2008-2009 e poi la crisi dei debiti sovrani del 2010 e successivi anni. Invece questa volta, anche perché l'impatto della pandemia sull'economia è stato molto maggiore della crisi finanziaria di 12 anni fa, la risposta c'è stata. Innanzitutto c'è stata la risposta della BCE. Dopo le prime incertezze del pomeriggio del 12 marzo, sei giorni dopo, riunione straordinaria, e la Lagarde, il consiglio direttivo, lancia un quantitative easing per l'emergenza pandemica con caratteristiche nuove, 750 miliardi di acquisti, a cui poi il 4 giugno ha fatto seguito un ulteriore incremento di altri 600 miliardi e un'estensione fino a metà dell'anno 2021, ma ancora di più con la possibilità con il riacquisto, reinvestimento dei titoli a scadenza almeno fino alla fine del 2022, consentendo quindi per certi versi una sorta di quasi monetizzazione di una parte dei debiti pubblici nazionali. Quindi questo è stato l'intervento più importante. Peraltro non è un intervento sorprendente per una banca centrale in generale, zona per le regole di governance e di funzionamento che ci sono non era del tutto scontato, ed è importante che ci sia stato. Sul fronte invece delle politiche di bilancio, subito sono state sospese, e sarebbe stato difficile fare diversamente, le regole del patto di stabilità e crescita, cioè le imposizioni sui limiti di deficit dei singoli stati. Ricordo che nel 2012, quindi ancora in piena crisi dei debiti sovrani, vennero inasprite queste regole anziché allentate, no? Si approvò il fiscal compact, eccetera. Quindi oramai questa gravissima crisi arriva sulla scorta anche di fallimenti, di politiche sbagliate del livello europeo. Quindi il contesto è più grave complessivamente come impatto economico complessivo, ma la risposta indubbiamente c'è stata. Vengo alla decisione del 21 luglio, perché effettivamente è una decisione che ha contenuti storici dal punto di vista politica di emettere debito comune a livello europeo. Sì, era stato fatto, ma per importi, diciamo, non enormi, in situazioni diverse in passato. Questa è una scelta politica molto importante, è chiaro, viene dopo un lungo, abbiamo visto, negoziato, no? In cui il negoziato non era solo relativo a quelli che poi sono stati 750 miliardi, sia pur con una distribuzione tra prestiti e copertura di spese senza restituzione diversa rispetto alla proposta della Commissione europea del 27 maggio, ma la trattativa riguardava anche il bilancio di 7 anni, il bilancio dell'Unione europea, quindi altri oltre 1.000 miliardi, che lì il meccanismo sono contributi dei diversi stati, dove anche i piccoli stati hanno ottenuto non solo il mantenimento dei loro sconti, essendo contributori netti,
ma hanno ottenuto anche un aumento di questi sconti. Peraltro va detto che l'Italia, con queste risorse che ricordo arriveranno nel corso del 2021, a fronte di piani di spesa che i singoli stati, anche l'Italia, presenterà, quindi oggetto della trattativa non solo il Next Generation EU di 750 miliardi, ma anche il bilancio dell'Unione Europea. E ricordo che l'Italia è l'unico paese che passa dall'essere, peraltro da molti anni, contributore netto al bilancio dell'Unione Europea a diventare dal prossimo anno beneficiario netto alla luce delle risorse appunto di questo intervento straordinario che a livello europeo interpreta come una decisione questa di emettere debito comune. Quindi complessivamente, considerando il contesto di difficoltà decisionale dal punto di vista politico e della governance, cioè delle regole europee, è un risultato vicino al meglio del possibile. Certo, c'è sempre spazio di più, ma come sappiamo la Commissione chiedeva che vi fossero più risorse, no? 500 miliardi di trasferimenti, coperture di spese senza restituzione e solo 250 di prestiti. Invece il rapporto finale è stato 190 di trasferimenti, copertura di spese e 360 di prestiti. Però il contesto è quello di incrementi molto forti di deficit e debiti nazionali, vale per l'Italia ma anche per altri paesi, e quindi il tema è di come mantenerli sostenibili. In contesti diversi da quelli europei, ma direi più specificamente dell'Eurozona, la Banca Centrale riesce più o meno con difficoltà a garantire questa sostenibilità. Pensiamo al caso del Giappone, che convive con un debito elevatissimo, no? Però nel contesto dell'Eurozona, già con Draghi, la BCE si lamentava giustamente di essere lasciata sola a tenere in piedi sostanzialmente l'architettura dell'Eurozona. E quindi c'era bisogno di un livello di intervento anche sul fronte del bilancio europeo che andasse a costituire questa gamba della politica economica che è necessaria. Quindi diciamo ritorna alla politica economica, prima era zoppa, insomma, mancava una gamba importante. E rimane però questo problema, sono curioso di capire come la pensi su questo, del MES, questi credo 36 miliardi per quello che riguarda l'Italia, che sarebbero immediatamente spendibili, soprattutto credo per la sanità, ma non solo, e che invece vedo che c'è dibattito. Tu come valuti? Sono state tolte in maniera adeguata le condizionalità per cui veniva detto sì, ci danno questi soldi, ma le condizionalità sono eccessive? Il governo, alcuni sostengono di sì, altri di no. Allora, qui il discorso sarebbe molto complesso, perché delle condizionalità sussistono anche a fronte di queste risorse che arriveranno sul Next Generation EU. Peraltro, se si va a leggere con attenzione il documento approvato alle conclusioni del 21 luglio, ad esempio c'è un riferimento alle indicazioni, cioè alle indicazioni di intervento che il livello europeo fornisce ai singoli stati, quindi le linee guida specifiche per ciascun Stato di necessità di riforme sono richiamate anche a fronte di queste risorse. Quindi non è solo un'incertezza su come interpretare i fondi del MES, delle dichiarazioni, no, anche molto evidenti, esplicite, no, dei vari leader europei, però c'è anche un trattato sottostante a questo meccanismo europeo di stabilità, quindi alcuni dicono che il trattato prevale rispetto ad altre dichiarazioni. Insomma, il dibattito è aperto, però io non vorrei andare nei cavilli giuridici, no? Che poi ce ne sono tanti su tutti gli aspetti. Qui c'è un livello di sostenibilità politica. Ancora non è stato, nonostante la decisione importante del 21 luglio, non è stato chiarito se l'Europa, o ancora di più il livello di Eurozona, ma l'Unione Europea, vuole continuare in qualche modo con un livello intergovernativo, che in qualche misura, e l'abbiamo visto nel Consiglio Europeo che decide all'unanimità, è continuata ad andare avanti, nonostante poi alla fine si sia trovata comunque una buona mediazione sulla governance della valutazione di queste risorse aggiuntive che passano da una valutazione della Commissione Europea e poi un'approvazione non all'unanimità ma a maggioranza qualificata con un meccanismo poi ulteriore di possibile approfondimento di valutazione. Quindi ancora il livello europeo non ha ben deciso del tutto se fare uno scatto ulteriore su un livello di integrazione politica di tipo federale, confederale, insomma, che prevede appunto una anche a maggioranza, perché altrimenti
piccoli stati, l'abbiamo visto, e svolgono un ruolo anche di blocco. Peraltro, ricordiamoci che poche settimane fa i piccoli stati contro Germania, Francia, Italia, Spagna hanno eletto il presidente dell'Eurogruppo. Quindi hanno dimostrato in queste settimane anche una loro capacità di coalizzarsi per mantenere un loro peso. Quindi questo livello di criticità il livello europeo lo mantiene. Peraltro volevo aggiungere un ulteriore elemento. È vero, queste scelte della BCE, della Commissione europea e del Consiglio europeo sono decisioni molto importanti che aiutano il contesto, ma il contesto rimane estremamente grave e difficile. E gli incrementi di deficit e di debito, nonché la disoccupazione che si sta già determinando, ma che si determinerà ancor più nei vari paesi quando, pensiamo all'Italia, verrà meno più o meno gradualmente il blocco delle scelte, segnalano che tutte queste risorse sono comunque sempre insufficienti per riuscire a intervenire su una realtà che è molto molto grave. Dunque, entreranno, dicevamo, nel 2021 queste risorse, nel corso, diciamo, del 2021, ma fino ad allora il nostro deficit, mi sembra, continuerà, sarà necessario mantenerlo elevato. Perché... Allora, le previsioni dei vari istituti, compreso del governo, hanno un deficit oltre il 10%, peraltro ricordiamoci anche il dato di recessione, tutte le stime ormai vanno oltre una riduzione del PIL superiore al 10%. Il rapporto debito-PIL è stimato nella migliore delle ipotesi intorno al 160% a fine anno, ma altre stime vanno anche oltre. Quindi il contesto macroeconomico è di questo tipo. Ricordiamoci che comunque l'Italia deve accedere ai mercati, dando una grossa mano, e anche queste scelte europee stanno aiutando, però non pensiamo che, nonostante siano state sospese le regole sul patto di stabilità e crescita, la situazione italiana sia, diciamo, a risorse illimitate, perché la realtà purtroppo non è così, e quindi occorre già ora e già nelle scorse settimane ragionare in maniera selettiva sull'utilizzo di queste risorse. Ricordiamoci che in questi giorni si sta chiedendo, e in parte un ulteriore scostamento rispetto alle tendenze di bilancio pubblico in Italia, era già stato chiesto per cumulativamente nei due interventi precedenti per 75 miliardi, ora si parla di altri 25 miliardi, si arriverà appunto a fine anno a un deficit considerevole, e quindi la necessità di aumentare debito pubblico nazionale, che dal prossimo anno in qualche misura troverà copertura su un livello europeo. Però l'utilizzo di queste risorse, che non vada solo, come finora in larga parte e in parte inevitabilmente è andata, sulla fronte di sostegno di reddito in varia forma, ma che vada su voci meritevoli perché favorevoli alla crescita economica, è veramente cruciale, perché l'emergenza sanitaria l'abbiamo con ogni probabilità superata, ma quella economico-sociale deve ancora arrivare, soprattutto nel contesto italiano, non solo l'autunno ma l'inverno, il prossimo anno, spero di sbagliarmi, ma le difficoltà saranno enormi e occorrerà andare anche in maniera selettiva nell'utilizzo delle risorse. Peraltro l'Italia è stato l'ultimo a presentare il Piano Nazionale delle Riforme rispetto agli altri stati europei, e lì però ci sono delle, diciamo, dichiarazioni più o meno, occorre definire dei piani di spesa concreti. È vero, questi nei tempi entro, diciamo, settembre o anche oltre, visto che le risorse europee arriveranno dal prossimo anno, però sarebbe molto importante che questi interventi di spesa vengano definiti con grande attenzione e non con logiche, come è prevalentemente avvenuto in passato, di consenso, soprattutto di breve periodo. Peraltro, il livello politico abbia capito che anche i meccanismi di trasferimenti, bonus vari, hanno un consenso temporalmente molto limitato. Certo. Funzionano per qualche mese, oppure per una tornata elettorale. Alla volta successiva l'elettorato ti punisce. Quindi occorre fare uno sforzo veramente importante per fare una svolta, diciamo, anche di qualità nell'uso delle risorse pubbliche. Anche perché saranno risorse importanti, ma appunto non credo ci saranno altre mandate di risorse così rilevanti, quindi abbiamo una chance, ma credo che sia, non dico l'ultima spiaggia, ma quasi, insomma. Allora, non so, peraltro,
aggiungo, se posso, un ulteriore elemento. Nel piano approvato il 21 luglio, nel Next Generation EU approvato, si prevede che nel 2021 e 2022 si impegnino il 70%, cioè i vari stati, il 70% delle risorse complessive, e nel 2023 il restante 30% di impegno di spesa. Quindi per l'Italia, ricordiamoci, la incapacità di usare fondi strutturali europei per risorse molto più limitate. Figuriamoci in questo contesto. Quindi è importante che l'Italia si muova operativamente. Oramai lo dicono tutti, no? La concretezza, l'operatività, lo dicono anche i nostri politici, giustamente. Però si tratta di passare veramente dalle parole ai fatti, e occorrono persone in grado di portare avanti pragmaticamente queste scelte, con livelli di coinvolgimento diversi, non solo quello nazionale, immagino anche un coinvolgimento delle regioni, ma di altri soggetti, ma però occorre, ripeto, secondo me, coinvolgere persone che siano realmente in grado di trasferire contenuti operativi, non solo in parole, quelle che usiamo adesso noi due, ma proprio nella operatività concreta e dei meccanismi operativi, per far sì che poi i meccanismi nei vari progetti, che debbano avere anche una visione complessiva di intervento, non si blocchino, ma siano in grado di rispettare dei tempi. Ripeto, sarebbe una cosa nuova che l'Italia finora non è stata in grado di realizzare in passato, ma è una, come dicevi giustamente, è una situazione una tantum. Queste risorse in futuro, con ogni probabilità, non ritorneranno. Parlo delle risorse europee. Comunque il contesto generale è tale per cui è importante che queste risorse vengano spese, e spese bene, perché sì, comunque la situazione economica rimane per l'Italia grave. Professore, grazie mille, perché davvero è stato un quadro. Ci torneremo proprio, credo, toccando un punto, magari aspettiamo un po' come evolve la situazione proprio sui progetti italiani, perché lì diventa un punto determinante, perché per tornare a crescere, come dicevi bene, non è che queste risorse sono tutti gli anni, sono una tantum, quindi o si spendono bene o veramente sarà una tragedia per il paese, perché si troverebbe con un altissimo debito pubblico e senza crescita, insomma. Al professore, ricordo allora il professor Marcello Signorelli, ordinario di politica economica dell'Università di Perugia e responsabile della Commissione di divulgazione scientifica e comunicazione della Società Italiana degli Economisti. Grazie mille, professore. Grazie, presto.